Quindi se oggi si ripete con Mega Star Force 2 Zerkerix Ninja. Quindi continuiamo. Ok, se non ricordo male, nello scorso episodio abbiamo recuperato Luna e abbiamo scoperto che il vero potere del Manfoy, cioè un nuovo tipo di trasformazione, quella della tribù degli Zerker. Ok, cosa devo fare? Andiamo subito dalla Press. Perfetto, non vogliamo farla arrabbiare. Ed eccoci arrivati. Eccoti finalmente. Allora, ti è venuta qualche idea geniale per caso? No, purtroppo. E a te? Niente di niente. Ma ci metteremo qualcosa, vedrai. Deve esserci un modo per trovare gli altri. Già. Comunque, sarà duro riuscirci senza i denti. Ehi, ne hai già uno. Cosa? Davvero? Quale sarebbe, mica? Quel ragazzo, solo. Trovalo e fagli vuotare il sacco a suon di botte. E come facciamo a trovare solo? Beh, io la mia parte l'ho fatta, il resto spetta a voi. Ma cosa stai borbottando? Hai avuto un'idea? Beh, non proprio. Ma se accendessimo la TV potrebbe venirci qualche idea. La TV, eh? Ottima pensata, proviamo a vedere. Proviamo a vedere un telegiornale, non si sa mai. Bravo Joe, vedi che se ti impegni ce la fai? Lo prendo come un complimento. Distrutto emotivamente. Vediamo se trasmettono un telegiornale. Bla 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 bla. Ma cosa è? Sì, un programma in lingua straniera. Cosa? Ricevi anche i canali stranieri? Esatto, è una fissazione di mio padre. Sul tetto è installata un'antenna parabolica molto potente, quindi puoi vedere tutti i canali TV del mondo? Wow, che fortuna! Dici? Bah, a me non interessano. Ma se vuoi vederne uno, accomodati pure. Dov'è il traduttore automatico? Oh, eccolo! Di nuovo nello strano e misterioso mondo di... Da-da! Misteri del mondo. Misteri del mondo? Sembra interessante. Indaghiamo sui fenomeni più strani del pianeta. Questa settimana... Baba! Antico drago di Loch Ness, il misterioso Messi. Cosa stai guardando? È una noia mortale. Dovremmo guardare un telegiornale. Non cambiare. Cosa? Vuoi davvero guardare questo programma? So che a voi ragazzi piacciono queste cose, ma io non ci trovo nulla di interessante. No, non mi piacciono questi programmi, ma... Guarda, Press, capirai cosa intendo dire. D'accordo. Più alla commessa è stata avvistata una creatura gigantesca. Quindi la nostra truppa è salita sul primo aereo in partenza e abbiamo conosciuto un ragazzino che ci ha raccontato una storia incredibile. Oh, non può essere! Giuro di averla vista. Ho visto un'ombra gigante nel lago e sono sicuro che fosse Messi. Messi esiste davvero. Zack? Quello è Zack, vero? Sì, è proprio lui. Sembra stare bene, meno male. Ma cosa ci fai in quel programma TV? E perché non hai cercato di contattarci? Non lo so. Ah, lo farò a pezzettini. Sa che mi preoccupo tantissimo per lui. Chi si crede di essere? Ah, quando la Press si arrabbia... Geo. Sì? Andiamo a prenderlo. Certo. E cosa? Se lui non vuole tornare indietro, allora andremo a riprenderlo noi. Cosa? Ho deciso, quindi diamoci una mossa. Andremo a Loch Ness. Sai che è impossibile farla ragionare quando in questo stato? Sì, ci sono abituato. Ma credo che andare a prendere Zack sia una buona idea. Ma c'è un problema. Gio, tu sai dove è Loch Ness? Il problema è che non sappiamo dove si trova Loch Ness. Deve esserci qualcuno che sa dove si trova Loch. Che sa dove si trova Loch Ness. Qualcuno che è stato molto all'estero. Ken Sauter? Forse lui potrebbe aiutarci. O Shooter? Non ancora come Sauter? Sauter? Non lo so, hai ragione. Forse lui è la persona giusta a cui chiederlo. Bene, chiediamo a Ken dove l'ha commesso e poi troviamo Zack. Cosa c'è? Volete sapere dove l'ha commesso? Fategli pensare. Se ricordo bene, mi pare sia in un altro paese. Sì, questo lo sappiamo. Vorremmo sapere in quale paese si trova. Sai, nel mondo ci sono tanti paesi. Lo so, amico, ce ne sono un sacco. Da giovane me li sono girati quasi tutti. Ovviamente solo per fare surf e robe simili. Oh, giusto, la leggendaria Big Wave. La conoscete, la leggendaria Big Wave? È un'onda colossale che arriva solo una volta ogni 10 anni. Le ho perfino dedicato il mio negozio. Ah, un'altra cosa. Oh mio Dio, è andato avanti per ora, evidentemente. Quando inizia a parlare non finisce più. E poi quella storia assurda. Già, incredibile che sia ancora vivo. Quel tipo ha la pelle dura. Sì, ma ancora non sappiamo dove è Loch Ness. Ci ha detto cose che già sapevamo. E adesso?
Ora ci dividiamo e vediamo cosa riusciamo a scoprire. Ok, d'accordo. Una mail, attenzione, ho ricevuto un'email. Allora, posta, eccolo qua. Senza titolo, io so qualcosa che potrebbe interessarti. Troviamoci nell'atrio dell'hotel. Da non so chi. Ah, poi ho anche una modalità tribù di Omerexis. Ma, lo leggeremo più avanti. Ok, allora. Dobbiamo andare nell'hotel, quindi al Monte Crisi. È l'unico hotel che conosco almeno. Ed eccoci arrivati. Non saprei chi mi ha mandato. Lei mi ha mandato? No, non me l'ha mandato lei. Chi è stato a mandarla? Forse tu? Finalmente! Non sai quanto ho atteso questo momento. Sono Rosso, il tuo auto brother. What? Ho fatto un lungo viaggio dal mondo in cui vivo solo per venire a trovarti. Che emozione. Comunque, se hai bisogno di qualcosa, chiedi pure a me. Beh, a pensarci bene, capisco. Nokmes, credo si trovi a Netopia. Oh, Netopia, grazie mille. Ora possiamo andare a salvare Zack. Benissimo, a proposito, ora che ci conosciamo sarebbe un peccato non diventare brother, no? Ti vuoi formare una brother con me? Beh, sì. Scelto per registrare il tuo auto brother, qui andrà più che bene, sì. Ora tu e Rosso siete auto brother. Siete brother, scusate. Ok, io sono sempre qui quando vieni a trovarmi. Quindi vieni a trovarmi intanto, ok? Va bene, signor Rosso. Dove vogliamo andare? Econet, presuppongo, per riferirlo a Press. Hai sentito? Allora l'ho messa in Utopia, vero? Prendi le tue cose e partiamo subito, presto. Sì, aspetta. Quali cose dovevi prendere? Non sono mai stato all'estero. Non ci sei mai stato? Per prima cosa hai il passaporto? No. Cosa? Allora il nostro viaggio è finito ancora prima di cominciare. Non puoi prendere un aereo senza passaporto. E adesso andrò subito a farlo. Non è così semplice, servono diverse settimane per stamparlo. E non abbiamo così tanto tempo. Settimane? Allora non possiamo far altro che aspettare, no? Non proprio, come sarebbe a dire. Devi andare in un altro paese, giusto? Pensaci bene. Hai appena visto quel programma in TV. Secondo te come veniva trasmesso fin qui oltreoceano? Non saprei, forse tramite le onde M? Ehi, sfruttando le onde M potrei... Esattamente, sei un genio. Press, parti pure per Locke senza di me. Eh? Cosa stai borbottando? Oh no, non vuoi più venire, vero? No, ci vengo. Credo di aver trovato un altro modo di viaggiare. Fidati di me, ci vediamo laggiù. Ok, mi fido. Allora ti aspetterò a Lockmess, Gio. Ma vedi di non arrivare in ritardo. Certo, ci vediamo a Lockmess. Bene, vado a preparare la valigia. Le ho detto di fidarsi. Ma se invece non funzionasse, in tal caso non ti perdonerebbe mai, ragazzo. Tu non sembri molto preoccupato. Sai bene che non è cattiva come sembra. Ora dovresti andare a letto comunque. Ti aspetto una giornata molto faticosa. Quella notte, Mega Man. Grande Vega non deve vedermi in questo stato. Devo dimostrarle quanto valgo, a qualsiasi costo. Il mattino seguente? Ah, proprio così, breve. La presa è già partita per Netopia. Ora devo trovare un modo per raggiungerla. Ricordi quella parabola sul suo tetto, vero? Dovrebbe ricevere delle onde M dai paesi stranieri. Vai a controllare. Vuoi accedere all'onda cielo? Sì. Trasporta M. Onda cielo, in onda. Wow! Siamo oltre le nuvole. Siamo sopra le nuvole! Siamo veramente in alto, ed è tutto così vasto. Le onde M avvolgono l'intero pianeta. Devono transitare nei cieli per raggiungere le terre più lontane. In un certo senso, questa è un'autostrada per le onde che devono coprire grandi distanze. Siamo così vicino allo spazio. Riesco quasi a toccarlo. Da cui posso vedere com'è connesso in tutto il mondo. Inoltre, mi sento più vicino a mio papà. Ehi, smettila di sognare a occhi aperti. Scusa! Ok, scopriamo come raggiungere la come sta qui. Salve! Salve a te! Potresti dirmi come si fa a raggiungere Loch Ness? Ah, Messi, tu cerchi Messi? Basta seguire questa strada fino a Messi. Il villaggio
un mortorio prima che arrivasse Messi. Grazie. Bene, andiamo ragazzo. Questo barco ti porterà dritto al villaggio di Messi. Sì. Ce l'ho fatta? Gettami visivi, prego, ma già faccio più. La CMM, oh mio Dio, al posto che la CNN. Sono all'estero. Non ero mai stato all'estero prima d'ora. Ok, per prima cosa vedi... Vai sopra quel vortex e torna normale. Oh no 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 no, cosa posso fare? Intanto calmati, e se arrivati qui è già un bel risultato. Sì, ma è la mia prima volta. La mia prima volta all'estero. Non so cosa fare. Ragazzo, datti una calmata. Abbassa la voce. Press! Io! Meno male che ci sei tu. Non sono sicuro di poter dire la stessa cosa. Geo, anche se siamo in un luogo sperduto oltreoceano, non puoi farmi fare brutte figure. Datti un contegno. Sì, signora! Iniziamo subito a cercare Zack. Sì, ma... qui parlano una lingua strana. Ho cercato di parlare con qualcuno, ma non capisco cosa dicono. Ok, allora dobbiamo trovare qualcuno che ci capisca. Forse c'è qualcuno del nostro stesso paese qui in giro. Ok ragazzi, ma... cercheremo chi ci può capire nel prossimo episodio perché... cioè... quindi ragazzi, se vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci rivediamo in un prossimo episodio di Mega Star Force 2 Zerkrix Ninja. Quindi, bella ragazzi!